ha illustrato in più occasioni e che lui dice condivisa da tutto il governo, in realtà sia una sintesi che, secondo Italia Viva, su questo specifico punto che riguarda il blocco dei licenziamenti è ancora in evoluzione, mettiamo così. Lei cosa pensa? Spero che la proposta e la norma che ha introdotto il ministro Orlando venga confermata. A noi parlamentari è arrivato, mi pare venerdì, una mail con una lettera del ministro Orlando che indicava il punto che poi è diventato oggetto di discussione. Mi piace ricordare un dato. Il blocco di licenziamenti che viene mantenuto fino a fine ottobre per le imprese più piccole e poi fino a fine agosto per le altre è a fronte di ammortizzatori sociali che paga lo Stato, non li pagano le imprese. Quindi attenzione, non è che, perché dal racconto che viene fatto, mi spiace per il collega Rosato, chi gestisce il lavoro e chi lavora sono su posizioni diverse, ma non perché uno è buono e uno è cattivo, perché l'interesse di chi comanda nell'impresa e l'interesse di chi nell'impresa lavora sono proprio nel pensiero liberale interessi diversi. E l'imprenditore, l'impresa che si tiene il lavoratore e lo mette in cassa integrazione paga lo Stato, tant'è che è stato anche sospeso quell'addizionale sulla cassa integrazione che viene pagato nel momento in cui ne fai un uso prolungato. L'obiezione che le fa l'onorevole Rosato è che l'imprenditore non ha interesse a mettere in cassa integrazione una persona, ma a valorizzarla, a dare continuità al processo produttivo e quant'altro. Ma non c'è dubbio, ma qua stiamo parlando del licenziamento, non dell'impedimento a valorizzare un lavoratore che sta nell'impresa. Un'impresa che fallisce già dal decreto dell'anno scorso può licenziare, tant'è che abbiamo avuto 500.000 di licenziamenti. Mi faccia dire pure un'altra cosa e poi rapido perché devo andare questa in pubblicità, poi tanto ci ritroviamo con voi dopo la pubblicità. 30 secondi, la prego. Sì, ma questa storia di destra e sinistra è ridicola. Cioè la progressività fiscale è un principio liberale, non è di sinistra, è la Costituzione. È ridicolo attaccare come proposta di sinistra la progressività fiscale o la tassa di successione che è la quintessenza del pensiero liberale. Ecco, allora, tassa di successione liberale. Ne parliamo dopo la pubblicità con voi due e con altri ospiti. Io ringrazio Massimo De Manzoni per essere stato con noi. Rosato diceva sono cose diverse, ma abbiamo tutto il tempo di approfondire dopo la pubblicità. Grazie Massimo.